No, non è un riscatto, cioè, cerco di farmi trovare pronto, sono contento, però Leo Mancuso mi ha dato una grande palla, piano piano iniziamo a conoscerci meglio perché abbiamo cambiato modulo, penso stia andando bene perché anche a Foggia siamo andati vicino al gol, però è la prima partita, quindi speriamo di continuare così. Tra l'altro l'azione è stata forse una delle più belle, Gaetano, di questa stagione del Pescara, perché hai tagliato in profondità, Mancuso ti ha servito con il contagiri, raccontaci un po'. Sì, abbiamo lavorato su questo, a Foggia potevo servirlo pure io, infatti gli ho chiesto scusa 100 volte perché magari era la confidenza che mi mancava, però Leo mi ha dato una palla grandissima, abbiamo lavorato su questi schemi perché loro magari erano forti fisicamente, un po' più lenti e ci è riuscita bene, sono riuscito a segnare per fortuna. Le gare con Foggia e Crotone, Gaetano, hanno detto, punti e numeri alla mano, che questa squadra con questo modulo è una squadra più compatta. Sì, diciamo che abbiamo lavorato anche il 4-3-3, non è un modulo sbagliato, però adesso sicuramente adesso questo modulo ci sta dando una mano e quindi speriamo che porti sempre bene, però qualora ci dovessimo mettere 4-3-3 non sarebbe male. Con Monachello si è ripresa la maglia da titolare con il cambio di modulo e a questo punto dicevi in una trasmissione che abbiamo fatto i conti si fanno, ecco, si fanno al secondo quadrimestre. Per il momento il voto è molto alto nel secondo quadrimestre. Iniziato bene? Il voto è Faccio un meglio sorriso. dare alla fine. Io non riesco sempre a sorridere perché sono abbastanza. Penso sempre che mancano tanti mesi e Diciamo che quindi. la prima interrogazione del secondo quadrimestre è andata bene. Sì, diciamo che per adesso il debito non ce l'ho a settembre. Quindi speriamo di continuare così perché è dura, è stata dura. Già penso al Padova perché spero che possiamo lottare sempre così perché ho visto veramente un grande gruppo come una famiglia. Abbiamo lottato dal primo all'ultimo minuto anche sul 2-0. Andavamo sui contrasti, cercavamo di non perdere le palle, quindi è andata bene. A chi dedica questo gol Gaetano Monachello? No, lo dedico alla mia ragazza, alla mia famiglia, però lo voglio dedicare al nostro compagno Gennaro Scognamiglio perché stamattina è nata la figlia e non ha potuto assistere, poi siamo compagni di stanza, quindi lo voglio dedicare a sua figlia Arianna. Tra l'altro, avevi detto sempre quando parlavamo un po' nelle nostre interviste, avevi detto io alla fine non volevo andare via a Pescara nel mercato di gennaio, te lo sentivi che potevi essere protagonista? No, sì, nel senso che non volevo andare via perché volevo dimostrare qualcosa, volevo dimostrare che potevo starci, anche la squadra non voleva che andassi via come ti avevo già detto e quindi spero che continui, la strada continui così perché voglio dare tanto a quella squadra perché il mister mi sta dando fiducia e voglio ripagarlo. Può essere questa la partita della svolta della stagione? Si era detto anche in settimana che poteva essere quello di Crotone un crocevia importante per il Pescara. È arrivata questa vittoria, cosa può cambiare e se può cambiare qualcosa? Io diciamo che con l'esperienza che ho in Serie B anche dall'anno scorso ogni partita per me è decisiva, non esistono né primi né secondi né terzi in classifica perché ogni partita in Serie B come sapete è difficile giocare sia con l'ultima che con la prima, quindi diciamo che questa partita era importante perché loro non vivono un momento positivo anche se sono una grande squadra e quindi noi dovevamo dare una scossa perché non vincevamo, non avevamo mai vinto quest'anno nel 2019 e quindi siamo contenti. Adesso il calendario, chiaramente senza voler mancare di rispetto a nessuno, sorride un po' al Pescara perché arriverà il Padova. Detto questo, Gaetano, Palermo e Brescia hanno fatto lo scontro diretto, corrono molto. Il Lecce corre, intanto Benevento ha iniziato a correre. Quale deve essere il vostro obiettivo? Blindare i primi 8 posti oppure proviamoci fino in fondo. No, vogliamo pensare sempre a noi stessi, perché come ha detto ieri il mister in conferenza, se pensiamo agli altri abbiamo a volte sbattuto la faccia. Quindi pensiamo a noi stessi, vediamo dove arriviamo, ci attacchiamo sempre agli altri che vanno su e noi siamo lì, noi siamo partiti dall'inizio, come sapete, per cercare di fare un cambiamento tranquillo. Adesso siamo qui in zona playoff e non vogliamo perdere questo treno. Dicevamo prima, questo nuovo modulo, Monachello si sta ricavando un posto da titolare nel Pescara, hai fatto tanta panchina quest'anno, questa nuova disposizione di squadra ti sta dando l'opportunità di dimostrare quello che vali. Sì, diciamo che questo modulo mi trovo bene perché l'ho fatto anche l'anno scorso ad Ascoli e mi trovo bene a giocare con un altro attaccante vicino perché mi piace svariare, mi piace prendere le palle, giocare con l'altro attaccante, quindi secondo me non sono ancora al 100% però cercherò di allenarmi al massimo per far sì che con Mangusa abbiamo ancora più e Maros abbiamo ancora più conoscenza. Quanti ne hai fatti l'anno scorso nel girone di ritorno ad Ascoli? 8. Adesso sei a quota? Due, Quindi tre partite, sì, per ne fortuna. mancano altri 6, ne mancano. Sì, ma più che altro penso sempre a fare bene, magari ne faccio di più, magari ne faccio di meno, però l'importante sono serio, l'importante è come arriviamo con la squadra, perché
Alla fine, come ho detto l'altra volta, il secondo quadrimestre, magari è fatto bene all'andata, poi ci sono magari i playoff da fare, magari le ultime partite sono decisive e nessuno si ricorda di prima, quindi vale sempre tutto quello che fa alla fine. Gaetano, bella anche la festa con i tifosi al 91esimo, questi tifosi che sono venuti fino a Crotone in una partita notturna, vi hanno incoraggiato, vi hanno spinto per i 90 minuti, i tifosi che hanno tifato il Pescara e vi hanno incoraggiato anche quando le cose andavano meno bene. Sì, diciamo, io ringrazio i tifosi che sono venuti, anche questi qua che sono venuti qua, perché la strada io la conosco, perché vado spesso giù a casa. L'abbiamo con la macchina. L'abbiamo conosciuta anche lui. Vado spesso a casa e magari passo da qua perché c'ho anche dei parenti qua vicino. E quindi li ringrazio perché ci hanno sempre aiutato, come quando l'abbiamo perso col Brescia, non mi ricordo ancora il coro a fine partita, quindi le voglio ringraziare personalmente da parte mia e della squadra. L'ultima, Gaetano, da parte mia. Ti vedo da un po' con il sorriso, è tornato Gaetano Monachello sorridente, lo vedo male? No, non vedi male, però io già domani non ce l'ho più il sorriso, perché già penso alla prossima partita, perché se sbaglio un gol poi parliamo di altro.